ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi sono troppo contenta perché finalmente mi sono decisa a registrare il mio primissimo video ask. Sono veramente super emozionata. Non so perché io non abbia mai registrato questo genere di video. Ormai sono 2 anni che faccio video qui su YouTube e il video ask è un genere di video che mi piace spesso guardare, però non so perché non ne avevo mai registrato uno e sono veramente oggi contentissima di registrare questo video, anche perché mi avete fatto tantissime domande, non mi aspettavo così tante domande. Ho postato una foto su Instagram dove vi chiedevo appunto di farmi tutte le domande che volete, siete state in tantissime, poi come sempre siete veramente dolcissime, carinissime, vi mando un bacione a tutte. Sicuramente non riuscirò a rispondere a tutte le domande perché erano veramente tantissime, però cercherò di rispondere a più domande possibili e di rispondere anche a quelle domande che mi sono state fatte più spesso, quindi direi di partire subito. La prima domanda me la fa _ la G9S6 _ che si chiama Melania. Quando hai pensato di aprire un canale su YouTube? Mi saluti, certo che ti saluto, ti mando un grandissimo bacio Melania e grazie mille per avermi fatto questa domanda. Quando hai pensato di aprire un canale su YouTube? Ho aperto il canale 2 anni fa, però in realtà ci pensavo da molto più tempo, almeno da 1 anno. Pensavo, apro il canale, non lo apro, cosa faccio, cosa non faccio. Alla fine mi sono decisa, ma prima di decidermi è quasi passato 1 anno, ho deciso di aprire il canale su YouTube per condividere tutte quelle che sono le mie passioni, le cose che mi piacciono fare, e anche perché in primis ero una spettatrice, guardavo tantissimi canali, seguivo già tantissimi canali, tantissime ragazze che mi hanno veramente spronata, una piuttosto che un'altra, ad aprire anche un canale. E quindi alla fine dopo 1 anno che dicevo lo faccio, non lo faccio, cosa faccio, perché sì, perché no, perché aprirlo, se lo apro poi magari mi vergogno, poi magari mi prendono in giro le persone che mi conoscono, non lo so, cosa faccio, alla fine però ho detto mi butto, come va e sta andando molto bene. Di questo sono veramente contentissima, sono contenta 2 anni fa di aver deciso di aprire questo canale perché mi sta dando tantissime soddisfazioni. Sinceramente non pensavo di riuscire a farmi conoscere così tanto e poi non pensavo di poter ricevere un affetto così grande che mi date voi veramente giornalmente, siete sempre dolcissime e questa è una cosa veramente molto bella di YouTube. La prossima domanda me la fa Elisa che mi chiede: ciao Giada, parli sempre della futura casa con Ste, ma quanto manca questo meraviglioso traguardo? Viste le tue ottime capacità da arredatrice, non vedo l'ora di vederti all'opera in una casa completa. Un bacio a te Elisa, grazie mille per questi complimenti. Effettivamente si parla da un po' di questa casa con Ste perché abbiamo la fortuna di avere già una casa dove poter andare a vivere insieme e quindi è un pensiero abbastanza frequente, perché comunque già adesso la sera quando ci vediamo il pomeriggio ci troviamo in questa casa, abbiamo la taverna giù, quindi dormiamo insieme direttamente proprio in quella casa, in taverna, guardiamo i film, ceniamo lì, quindi già una piccola idea di convivenza ce l'abbiamo. Però ancora non siamo andate a vivere insieme perché inizialmente, qualche anno fa, Ste faceva ancora l'università, in realtà ha smesso da 1 annetto, e quindi volevamo prima avere una stabilità economica, avere entrambi un lavoro. Manca poco, lui sta finendo uno stage, quindi in realtà manca poco ad avere il lavoro fisso, quindi se tutto va bene, se tutto va come dovrebbe andare, diciamo, no, non credo che manchi pochissimo, ci siamo quasi, io ho voglia, è una cosa che mi piacerebbe fare, quindi speriamo che poi non manchi così tanto. Però ecco, ne parlo veramente ormai da un bel po' di tempo perché abbiamo già la casa e quindi l'idea di andare a vivere insieme ce l'abbiamo sempre sotto gli occhi, quindi è una cosa a cui penso molto spesso. Anche l'idea, come dicevi tu prima, di arredare la casa, sapete che a me piace arredare, già per la mia camera impazzisco quando devo comprare qualcosa di nuovo, e pensare di andare ad arredare completamente una casa nuova, andare a scegliere addirittura il pavimento, le porte, tutte queste cose mi emozionano un sacco. Poi passiamo alla prossima domanda. La prossima domanda me la fa Giulia DM005 che mi chiede: se avessi il libro della tua vita andresti a vedere la fine e perché? Allora, innanzitutto grazie Giulia per questa domanda, ti mando un grandissimo bacio. Comunque no, non andrei a vedere la fine del libro sulla mia vita perché mi rovinerei tutta la mia vita, in sostanza. Sarei molto curiosa, questa cosa mi attizzerebbe molto, insomma, di avere davanti a me un libro che racconta della mia vita, e la curiosità di vedere quello che succede alla fine sicuramente ce l'avrei, però è una cosa che non farei perché
andrebbe a condizionare tutte le scelte che farò nel corso della mia vita, che dovrò andare a fare nel corso della mia vita, e quindi no, è una cosa che sicuramente non farei. La prossima domanda me la fa Fabiola Paresi, che mi chiede: ciao bella, quando andrete a convivere tu e Ste, avete intenzione di sposarvi? Un bacione. Per la convivenza ho già risposto prima, quindi stiamo aspettando che Ste abbia un lavoro fisso, però in realtà non dovrebbe mancare pochissimo. Avete intenzione di sposarvi? Sì, abbiamo intenzione di sposarci, è una cosa che vogliamo fare entrambi, quindi sicuramente andremo a realizzare anche questo sogno. Non è una cosa imminente, non abbiamo intenzione di farlo nel giro di pochi anni, però si sa mai, è una cosa che comunque piace e che vogliamo fare entrambi, quindi sicuramente abbiamo intenzione di sposarci, sì. Questa domanda me la fa Rossella Di Martino, che mi chiede: ciao, volevo chiederti come hai imparato a editare i video, spero mi risponderai, perché è una cosa che mi frena nell'aprire un canale, oltre al fatto che non ho una reflex. Allora, ho imparato a editare i video in realtà semplicemente editandoli. Quando ho iniziato, quando ho aperto il canale su YouTube, non sapevo minimamente utilizzare un programma di editing, però come tutte le cose ho imparato utilizzandolo, quindi semplicemente così, in nessun altro modo se non continuando a editare video, e nel corso del tempo sono migliorata, ma come tutte le cose ovviamente. La prossima domanda me la fa Clarissa Fox, che mi chiede: per quale negozio fai la commessa? Quando andrete a vivere nella casa, nella nuova casa, andrete a Los Angeles quest'anno? Che progetti avete per il 2017? Un saluto da me e mia mamma, ti guardiamo insieme dopo cena. Innanzitutto grazie Clarissa per questa domanda, mando un bacione sia a te che a tua mamma, mi fa piacere insomma che guardate i miei video insieme. E per quale negozio fai la commessa? Questa è una domanda che mi fate spesso, ma a cui non voglio rispondere, non perché voglio sembrare quella che non vuole dire il lavoro che fa. Faccio la commessa ma voglio restare generica per una questione di privacy, semplicemente per quello. Mi è già capitato di incontrare alcune di voi sul posto di lavoro per puro caso, e allora lì non succede niente, vi saluto anche volentieri. Non lo dico più che altro perché lavoro in un negozio pubblico, in un centro commerciale, e sicuramente se dovessi dire qual è il negozio preciso per cui lavoro e in che centro commerciale lavoro, sicuramente tanti di voi verrebbero a salutarmi, a conoscermi, a incontrarmi, però ragazze è il lavoro, quindi non posso insomma fare queste cose, ecco perché non dico, non voglio dire dove lavoro, però faccio la commessa. Quando andrete a vivere nella nuova casa? Anche qua l'ho già risposto prima. Andrete a Los Angeles quest'anno? No, ahimè no. È sicuramente una città che prima o poi vogliamo visitare, spero più prima che poi, però quest'anno no. Se andiamo in vacanza, se riusciamo ad organizzarci per andare in vacanza, vorremmo andare al mare in un'isola caraibica a rilassarci, perché ultimamente in questi ultimi, gli ultimi viaggi che abbiamo fatto erano tutti dedicati alle città, alle grandi metropoli, e abbiamo bisogno veramente di relax, quindi no, per quest'anno no. Che progetti avete per il 2017? Nessun progetto in particolare, forse si spera andare a vivere insieme, questo diciamo che è l'unico progetto che spero di riuscire a concludere entro il 2017 o magari nell'anno nuovo 2018. La prossima domanda me la fa Deborah Pepe: YouTube è diventato il tuo lavoro, qual è l'altro, di cosa ti occupi principalmente? Come dicevo prima, mi occupo principalmente, cioè faccio la commessa, lavoro in un centro commerciale e quello è il mio lavoro fisso. Ormai lavoro, faccio la commessa da 5 anni. YouTube non è ancora diventato il mio lavoro, diciamo che spero che lo diventi, è una cosa che mi piace molto e spero di farlo, di trasformare questa passione in un lavoro. Ho dei guadagni da YouTube tramite collaborazioni e insomma tramite le visualizzazioni dei video, però al momento il mio lavoro principale, insomma quello che mi permette di mantenermi, è ancora il mio lavoro fisso e non YouTube. Questa domanda invece me la fa Cecilia del Greco, che mi chiede: ciao Giada, che scuola hai fatto? Un bacio. Ciao Cecilia, un bacione anche a te. Che scuola ho fatto? Ho fatto l'alberghiero. Ebbene sì, dovete sapere che ho fatto l'alberghiero, però non faccio questo di lavoro, ovvero non lavoro né in pasticceria, né in una cucina, né in un ristorante. Non so perché, cucinare mi piace molto, però alla fine ho trovato lavoro come commessa, mi hanno presa, mi hanno fatto il contratto e quindi ho continuato a fare la commessa. Comunque grazie mille per la domanda. Gloria mi chiede: vorresti avere dei figli, fra quanto, maschio o femmina? Innanzitutto ti mando un mega bacione Gloria, grazie per la domanda. Vorresti avere dei figli? Sì, assolutamente sì, e in realtà mi piacerebbe avere ben 3 figli, ebbene sì, 3, secondo me è il numero perfetto. Maschio o femmina? Se proprio potessi scegliere, femmina, però l'importante è che sia in salute, quindi maschio femmina che sia va bene lo stesso. Fra quanto? Al momento non è assolutamente in programma, è una cosa che sicuramente faremo, sicuramente, perché comunque l'idea di costruire una famiglia
Assolutamente, mi piace molto, quindi sicuramente avremo dei figli, fra quanto però non ve lo so dire, se capiterà, ok, però per il momento non c'è niente di programmato, vogliamo divertirci ancora un po'. Poi, prossima domanda, vediamo, Giulia Bia, ciao, mi saluti, mi chiamo Giulia, hai un fratello o una sorella? Certo Giulia, che ti saluto, un mega mega bacione, sì, ho una sorella che si chiama proprio come te Giulia e ha 18 anni. Tullia Lipari mi chiede, da quanto tempo stai insieme al tuo ragazzo, avete mai pensato di andare a convivere? Un bacione a te Tullia e grazie per questa domanda. Allora, avete mai pensato di andare a convivere? Ho già risposto prima. E da quanto tempo stai insieme al tuo ragazzo? Ormai sono più di 6 anni che stiamo insieme e sono veramente contentissima. Becca-10 mi chiede, hai mai pensato di chiudere il canale YouTube? Innanzitutto grazie Rebecca per avermi fatto questa domanda, ti mando un grandissimo bacio. Ho mai pensato di chiudere il canale YouTube? No, al momento mi dà grandi soddisfazioni, è una cosa che mi piace fare, quindi no, non ci ho mai pensato, per il momento no. E Milena mi chiede, ciao Giada, come hai fatto a far crescere il tuo canale YouTube? Puoi darci qualche consiglio? Grazie se risponderai. Allora ti mando un bacione enorme Milena, grazie per la domanda. E come ho fatto a far crescere il mio canale YouTube? Sinceramente non c'è un segreto, non c'è una tattica, è stata fortuna, secondo me è semplicemente fortuna. Fortuna e avere anche la costanza di caricare video puntualmente, perché comunque se una persona decide di aprire un canale YouTube, pubblica un video una volta al mese, ovviamente magari la gente si dimentica anche di andare a vedere quel determinato canale. Se invece una persona è molto molto più costante, pubblica dai 2 ai 3 video a settimana, comunque ha più sicuramente più possibilità di farsi notare e di crescere. Non so darti un consiglio veramente perché ti racconto la mia storia, quello che è successo a me. Io ho aperto il canale, ho iniziato a crescere inizialmente piano piano. La cosa che ti consiglio magari è di non demoralizzarti se vedi che il tuo canale non subito cresce, se magari prendi pochi iscritti al giorno. All'inizio è normale, anch'io caricavo video e mi guardavano veramente in pochissime persone, in 30-40. Quando sono arrivata a 100 visualizzazioni, mi ricordo ancora del mio primissimo video, ero tipo super super contenta perché ho detto, oddio, 100 persone mi stanno guardando. Però no, non so dirti veramente un segreto, non c'è un segreto. Io credo veramente che sia soltanto fortuna. La prossima domanda me la fa Chiara-3. 343. Hai mai pensato di trasferirti all'estero? Ti adoro, mi puoi salutare. Ma certo che ti saluto, ti mando un grandissimo bacio. Grazie Chiara per questa domanda. Hai mai pensato di trasferirti all'estero? Sì, ci ho già pensato. È una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare. L'unica cosa che mi frena dal trasferirmi all'estero è che qua in Italia ho un lavoro fisso e rischiare di perdere il lavoro per una cosa che magari poi non andrà bene, non ho questo coraggio al 100% di mollare tutto. Sicuramente se non avessi avuto un lavoro fisso qui in Italia l'avrei già fatto, sarei già partita all'estero e mi sarebbe piaciuto tantissimo andarci insieme a Ste, fare questa esperienza insieme a lui, però non l'ho mai fatto proprio perché ho un lavoro qua in Italia, però ci ho pensato parecchie volte. Rispondo alle ultime 2 domande e poi chiudo il video perché altrimenti diventa super super lungo. Allora, questa domanda me la fa a.lind.b che mi chiede, hai dei tatuaggi o vorresti fartene? Innanzitutto grazie mille Linda per avermi fatto questa domanda, ti mando un grandissimo bacio. No, non ho nessun tatuaggio, vorresti fartene? Sì, mi piacerebbe molto, e la zona, il punto principale dove mi piacerebbe fare il mio primo tatuaggio è qua sul costato, però al momento non c'è ancora una frase in particolare che voglio tatuare sul mio corpo, quindi ancora non ho fatto nessun tatuaggio. Ho dovuto un attimo interrompere il video perché si è spenta di colpo la videocamera, era scarica. Comunque vi volevo leggere l'ultima domanda e poi con questo video abbiamo terminato, perché altrimenti è vero, come dicevo prima, diventa lunghissimo. L'ultima domanda, e nel frattempo se si può sentire è arrivato il temporale, sta piovendo a dirotto. Comunque l'ultima domanda me la fa Ari-Mangialardi04-, che mi chiede, ti sei mai messa i punti o rotta qualcosa? Se sì, racconta la storia. Sì, mi sono rotta il piede quando ero piccolina, avevo 2-3 anni, ho messo il piede nella ruota della bicicletta, nei raggi della bicicletta, mentre stavo andando, e quindi ho dovuto mettere il gesso. E poi mi hanno messo i punti sulla testa, perché sempre quando ero piccola, 5-6 anni, stavo saltando sul divano di mio nonno, ho picchiato la testa contro la finestra, mi sono bucata la testa e quindi mi hanno messo i punti anche lì, e poi non mi sono più rotta niente nel corso degli anni, nel crescere ho smesso di farmi del male, soltanto quando ero piccola mi sono
rotta qualcosa e vabbè. Però non mi ricordo tantissimo perché effettivamente ero molto molto piccola. Comunque grazie anche a te Alice per avermi fatto questa domanda, ti mando un grandissimo bacio. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se volete altri video ASMR mi raccomando mettete un bel pollice in su a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdervi tutti i prossimi video che arriveranno, ovviamente di fare un sacco di video carini. Vi mando un grandissimo bacio, chiedo scusa a tutte quelle a cui non sono riuscita a rispondere, però veramente eravate tantissime, era impossibile riuscire a rispondere a tutte. E basta, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!